Ben ritrovati, sono Davide, responsabile vendite Agrifurini. Oggi voglio mostrare da vicino i nostri rulli compattatori Agromercur, rulli ormai collaudati che in questi anni hanno soddisfatto moltissimi clienti in tutta Italia. Ma vediamoli nel dettaglio. L'attrezzo si presenta molto robusto, con ingrassatori su ogni perno, anelli in ghisa di 51 cm di diametro su un albero di 6 cm con cuscinetti oscillanti. L'attacco al sollevatore è solo dimensionato, come la politica interna Agromercur di non risparmiare sul materiale. I rulli esterni sono oscillanti e grazie al perno centrale si possono adattare superfici non lineari. Inoltre questo sistema permette un compattamento uniforme in tutta la larghezza di lavoro. Nonostante la sua grandezza, non temete, non richiede potenze elevate. Con la versione da 6,3 metri riuscite a lavorare benissimo anche con 80-100 cavalli. Ma come poter sfruttare appieno una macchina così? È un attrezzo che non può mancare in azienda. Molti lo usano per rullare il frumento, ma è importante rullare soprattutto dopo una semina per favorire una crescita più omogenea e per mantenere un buon livello di umidità nel terreno. Ma anche nella moderna tecnica dello strip till, usare il rullo compattatore permette di affinare e livellare bene il terreno per facilitare poi la semina. Un altro esempio, proprio in questo periodo, è quello di rullare la soia seminata nel secondo raccolto. Inoltre, dotando la macchina di livella frontale con regolazione idraulica, è possibile appunto livellare il terreno in presemina, oppure nel caso si verifichino delle careggiate, con la livella frontale si possono togliere. Con la livella frontale inoltre abbiamo dotato la macchina di seminatrice che ha permesso poi anche di seminare delle cover crop. Quindi una macchina apparentemente semplice diventa un attrezzo multiuso che vi permette di ottimizzare i vostri raccolti con costi ridotti. Per ulteriori informazioni o dettagli potete visitare la pagina nel nostro sito dedicata proprio ai rulli compattatori. Se avete domande o volete aggiungere qualcosa che ho tralasciato, non esitate, scrivete nei commenti. Vi saluto e al prossimo video.